Onorevole Causo, il tema è interessante, la sostenibilità digitale e anche l'idea di fornire strumenti di formazione a chi poi deve legiferare. Il suo punto di vista sul tema e su questa iniziativa? Penso che sia un'iniziativa che coglie nel segno il tema delle competenze digitali, il ritardo nelle competenze digitali, anche nelle competenze digitali di base, è un problema gravissimo per il nostro Paese e deve essere affrontato a tutti i livelli. Io penso che con questa iniziativa l'Intergruppo Innovazione stia dando l'esempio, dimostrando che serve formazione per tutti, serve formazione a cominciare da chi poi è chiamato a scrivere le norme che devono garantire maggiore formazione per tutti. Quindi diamo il buon esempio, ma è chiaramente una prima iniziativa, ne serviranno tante altre. Il tema è importante perché effettivamente la tecnologia, penso all'intelligenza artificiale, che è oggetto di grande dibattito, è veramente all'interno della nostra società e molto spesso le risposte rischiano di essere non solo non sufficienti ma anche rischiose per poi lo sviluppo, no, e la strada che percorre la società stessa. Il tema è fondamentale perché ormai la nostra vita intera si consuma in un continuum di spazi fisici e digitali. Non ci può essere formazione senza formazione digitale e così non ci può essere un lavoro che si fa senza avere quelle competenze digitali che sono indispensabili a fare questo lavoro nel presente e nel futuro. Da questo punto di vista noi dobbiamo scontare un ritardo, il ritardo di aver considerato per tanti anni come il digitale una dimensione accessoria. No, adesso è una dimensione centrale nelle nostre vite e il nostro sistema formativo deve evolversi e tenerne conto.